Benvenuti sul mio canale Tutto dal Web. Apro una parentesi, ragazzi, perdonatemi la voce, sono influenzata, ma penso che un po' di noi siamo così in questo momento. Quindi parliamo del Grande Fratello, chiudiamo questa parentesi e parliamo del GF. Ieri sera, infatti, nella casa più spiata d'Italia avrebbe dovuto esserci la festa di compleanno di Massimiliano Varese, che però è stata rimandata a domani per quello che è accaduto proprio a Beatrice. L'attore però ha celebrato il suo compleanno con un monologo molto particolare che ha fatto addirittura far piangere Anita e Giuseppe Garibaldi. Vi riporto qui il breve discorso di Massimiliano. Lui infatti dice così: come avete visto in questi 4 mesi che ho vissuto, qui ho visto di tutto. Sembra un film e sono solo 4 mesi. In questi 48 anni però della mia vita è stato sempre così. Spesso ho dovuto imparare il silenzio dell'attesa perché la verità ne vale. Poi continua. Ci sono domande a cui non riceveremo mai risposte, ma ci sono risposte senza che arrivino le domande. Questo lo sto imparando qui dentro. Quindi ringrazio i Maxer, ovviamente i suoi fan, che mi amano da fuori, visto che vedono la verità. Ci sono risposte che arrivano dal nulla e qui ne sto ricevendo tante. Rivolgendosi ai suoi colleghi di avventura, dice: in ognuno di voi ho visto un pezzo di me stesso. La mia vita è un film, ma con voi ho trovato una forza. Mi basta guardare i vostri occhi e così ho trovato la forza per far sì che i valori vincano, i valori del rispetto, i valori della gentilezza. Io nella mia vita ho sempre cercato di dare agli altri, ma qui ho capito che devo anche ritrovare me stesso. Queste parole hanno scatenato i social, molti infatti si sono indignati nella casa, invece alcuni dei GFini si sono addirittura commossi, come vi dicevo, Anita, Rosicin e Giuseppe.